Paul Gauguin è uno dei più grandi pittori francesi. Impressionista, post-impressionista, simbolista, espressionista. Pare che nel suo percorso artistico Gauguin sia stato accostato a più correnti, anche se in realtà non ha mai aderito del tutto a nessun gruppo. La biografia di Gauguin è legata al viaggio e all'avventura fin dalla più tenera età. Quando Paul ha appena un anno di vita, il signor Clovis Gauguin decide di lasciare Parigi per trasferirsi con la famiglia a Lima, in Perù. L'uomo muore durante il viaggio e Paul trascorre l'infanzia con la famiglia materna in Sudafrica fino al 1855, quando torna con la madre in Francia. Quando compie 17 anni, prende la via del mare e si imbarca come marinaio su un mercantile diretto in Brasile. È a 23 anni che il giovane Gauguin pare riesca a trovare una certa stabilità. Lascia la marina, si trasferisce a Parigi, diventa agente di cambio e nel 1873 si sposa. È in questi anni che comincia a dedicarsi all'arte, dipingendo da autodidatta. Paul Gauguin, verso il 1875, fa amicizia con il pittore impressionista Camille Pissarro. Grazie a lui si avvicina al gruppo degli impressionisti, pur non condividendone lo stile. Le sue opere, infatti, non avranno mai quel dinamismo cromatico che caratterizza le opere impressioniste. Ciononostante, parteciperà a numerose mostre del gruppo. Lo stile pittorico di Gauguin è stato accostato al cloisonnisme per via dei contorni netti delle figure che racchiudono colori compatti, in cui si evidenzia l'assenza quasi totale di chiaroscuri. Il nome cloisonnisme evoca i compartimenti di metallo che costituiscono la struttura delle vetrate nelle chiese, ognuno dei quali racchiude un colore diverso. Il crollo della Borsa di Parigi del 1883 segnerà una svolta nella vita di Gauguin. Rimasto senza lavoro, inizia a girare la Francia e l'Inghilterra in compagnia del figlio Clovis, in cerca di fortuna, ma con scarso successo. Così lascia il figlio e la famiglia e si imbarca alla volta di Panama per andare a lavorare alla costruzione del canale. Dopodiché parte ancora, questa volta per la Martinica. I colori decisi, le linee nette, lo stile personale e primitivo di Gauguin convincono nel 1888 il mercante d'arte Theo van Gogh, fratello di Vincent, ad offrirgli uno stipendio di 150 franchi in cambio di un quadro al mese. Inoltre Theo lo invita ad andare a vivere con il fratello Vincent ad Arles, in Provenza, pagandogli l'affitto. Paul accetta, ma questa non si rivelerà una scelta felice. Paul non riuscirà mai a legare con Vincent e i loro dissapori sfoceranno in liti, tra cui quella che porterà Van Gogh a tagliarsi parte dell'orecchio con un rasoio. Irrequieto, polemico e sanguigno, Gauguin pare non amasse la diplomazia. In segno di sdegno verso una società incapace di valorizzare le sue capacità artistiche, nel 1891 decise di partire per Tahiti, deciso a non tornare mai più. A questo periodo appartengono alcuni dei suoi quadri più celebri, come Manao Tupapau e Laurana Maria. 2 anni dopo, oppresso dai debiti, è costretto a farsi inviare dalla moglie il denaro per tornare a casa. A Tahiti lascia una compagna, poco più che tredicenne, e un figlio nato un mese prima. Torna in Europa, ma non vi rimane a lungo. Saluta per l'ultima volta la famiglia nel dicembre del 1893. Organizza una vendita delle sue opere e con gli esigui ricavi si imbarca per la Polinesia nel 1895. In quest'isola lontana, l'artista Gauguin pare trovare quell'anima primitiva che aveva sempre cercato nei suoi viaggi, e questo lo si percepisce dalle sue opere. Per quanto riguarda l'uomo, Gauguin continuerà ad essere sanguigno, irrequieto e spesso triste. Morirà di sifilide nel 1903 a 56 anni. Le opere principali di Paul Gauguin sono Nudo di Donna che cuce, Visione dopo il sermone, Manao Tupapau, Area Area e Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo, dipinto dopo la notizia della morte della figlia Aline.